Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Vediamo un sondaggio di TP, termometro politico, sulle intenzioni di voto politiche nazionali. Vediamo che la Lega, con un balzo in avanti, si porta al 25,8% a ridosso del 26%. Il PD di Nicola Zingaretti è al 20,4%. 4%, la distanza tra i due partiti è del 5,4%, mentre il terzo partito è il Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni con il 15,9%, mentre il quarto partito Movimento 5 Stelle in discesa al 14,2%, mentre a distanza abbiamo Forza Italia di Berlusconi con il 6,1%, mentre Azione di Calenda al 3,4%, Italia Viva di Matteo Renzi al 3,1%, Sinistra al 3%, Più Europa 1,5%, Italexit di Paragone 1,4%, I Verdi all'1,2%. PC, che è il Partito Comunista, 1%, Cambiamo di Totti 0,5%, altri partiti 2,5%. Ma andiamo a vedere quella che è l'area di governo. L'area di governo dobbiamo sommare il 20,4% del Partito Democratico più il 14,2% del Movimento 5 Stelle. Poi gli mettiamo il 3,1% di Italia Viva e poi mettiamoci l'1,5 di LeU e andiamo al 39,2%. Questa è l'area di governo. Vediamo quella che è l'opposizione. L'opposizione dobbiamo sommare il 25,8 della Lega, gli sommiamo il 15,9 di Fratelli d'Italia, già con i due partiti arriviamo al 41,7. Poi sommiamo il 6,1 di Forza Italia e poi lo 0,5 di Cambiamo e andiamo a 48,3%. Se togliamo il 39,2 dell'area di governo abbiamo un vantaggio del centrodestra del 9,1%, che è un vantaggio abbastanza sostenuto. Poi andiamo a vedere la fiducia nel Premier Giuseppe Conte. La domanda è: lei ha fiducia nel Premier Giuseppe Conte? Chi dice sì molta è il 19,7%, chi dice sì abbastanza è il 19,4%. Chi dice no poca è il 9,7, chi dice no per nulla è il 50,7, la maggioranza assoluta non ha per nulla fiducia in Conte, chi non sa è lo 0,5. Se facciamo la somma di quelli che hanno comunque molta o abbastanza fiducia in Conte, abbiamo il 19,7 più il 19,4, abbiamo un 39% di fiducia, 39,1 di fiducia in Conte. Mentre quelli che non hanno fiducia, poca o per nulla, dobbiamo fare la somma del 9,7 più il 50,7. Abbiamo un 60,4% di persone che non hanno fiducia in Conte. C'è invece un sondaggio di Ipsos che dà i risultati capovolti. Per Ipsos, Conte da sempre ha il 60% di fiducia. E quelli che non hanno fiducia sono il 30%. Qui è il contrario, diametralmente opposto. Quindi vuol dire che c'è qualcuno che mente. C'è qualcuno che mente, perché statisticamente non è possibile che un istituto demoscopico dica che il 60% ha fiducia in Conte e l'altro istituto dice che il 60% non ha fiducia in Conte. Statisticamente non è possibile. E poi questo si ripete ogni settimana. Ogni settimana Ipsos dice che Conte ha il 60% di fiducia e gli altri, praticamente tutti gli altri, dicono che ha 30-40%. Quindi qualcuno non dice la verità, qualcuno sta mentendo, questa è la realtà.
Un'altra domanda che viene fatta è: in quale dei seguenti medici lei nutre più fiducia? Abbiamo Galli in testa con il 23,1%, al secondo posto col 19,2% Bassetti, poi abbiamo Zangrillo col 10,6%, Crisanti con il 9,4%, Burioni con l'8,2%, Palù con il 4,1%, nessuno di questi il 13,4%. Non so il 12%. Io non so come gli italiani possano credere a queste persone che dicono ogni giorno il contrario di quello che hanno detto gli altri e quello che hanno detto il giorno prima. Beh, è un mistero, no? Un'altra domanda che viene fatta è questa: secondo lei è giusto mettere restrizioni alla messa di Natale? La maggioranza, il 24,8%, dice no, non sono cattolico praticante, ma penso dovrebbe poter rimanere a mezzanotte. Al secondo posto con il 17,5 dice no, sono cattolico praticante, penso che dovrebbe poter rimanere a mezzanotte. Poi abbiamo il 14,3 che dice sì, sono cattolico praticante, ma credo dovrebbe essere anticipata a prima delle 22. Chissà, la domanda che mi faccio io, cosa cambia una messa alle 22 e una messa a mezzanotte? Ma c'è qualcuno che è in grado di darmi una spiegazione minimamente logica? Cosa cambia la messa con 100 persone alle 22? O una messa con 100 persone a mezzanotte? A mezzanotte sono meno stanchi, a mezzanotte magari sbadigliano di più, quindi il contagio si diffonde di più. Forse è quella la giustificazione. Chi lo sa? Mistero della fede. Proclamiamo la messa alle 22. Vabbè, a parte gli scherzi, che qualcuno sicuramente non gradirà, cosa dice quello? Con il 12% dice sì, sono cattolico praticante, ma credo che dovrebbe essere vietata, addirittura raus, vietata. Mentre il 10,9% dice sì, non sono cattolico praticante, credo che dovrebbe essere vietata. Un po', ci sono un po' di tutto, un po' così. Mentre viene chiesto se secondo lei dovrebbero essere permessi gli spostamenti per l'Italia durante le vacanze di Natale. La maggioranza dice il 27,4% dice solo gli spostamenti verso i propri congiunti, parenti e fidanzati. Vabbè, come farà la polizia a sapere se veramente è la tua o il tuo fidanzato? Ci vorrà un'autocertificazione. Io dichiaro che Tizio è il mio fidanzato, io dichiaro che Tizia è la mia fidanzata, a sua insaputa però lo dichiaro. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, iscrizione gratuita, siamo anche in Facebook, in Instagram e nell'altro canale di YouTube, Teleitalia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.